Amici e amici bianconeri, bentrovati nuovamente qui sul mio canale con un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica Tre Gran Risposte, la rubrica che dà spazio alle vostre curiosità, che ormai chi mi conosce e chi frequenta il canale sa che per partecipare deve scrivere una mail con una domanda da condividere ovviamente insieme a grammobianconero@gmail.com che trovate qui sotto in descrizione. A ricevimento di tre domande realizzo il consueto Tre Gran Risposte per dar spazio appunto alle vostre curiosità. Arrivo un pochino in ritardo, ma i tanti impegni, le tante notizie e soprattutto il fatto che ovviamente le domande non arrivino tutte in contemporanea, ma cerco di dare ovviamente spazio alle vostre curiosità. Prima di iniziare voglio assecondare, perché ne sono assolutamente onorato e mi fa estremamente piacere farlo, la richiesta di Lello, che mi ricorda che oggi è il compleanno di suo figlio David Luigi, e quindi tanti auguri a David Luigi, che tra l'altro è una giovane leva bianconera che ci segue da Berlino. Quindi tanti saluti a te, tanti auguri, buon compleanno, sempre Forza Juve, anche a Berlino, mi raccomando, tieni alto i colori bianconeri. Veniamo alla prima domanda delle tre gran risposte, che è quella di Max Marton. Caro Luca, quanto del mercato della Juve dipende dalla sentenza dell'11-12 luglio della Corte Europea? Allora, è una domanda che capisco, interessante, che però diciamo non trova una risposta che possa essere da considerarsi, come dire, estremamente veritiera, nel senso che non ho certe competenze per poterti rispondere e dire che sarà assolutamente così. Ho effettuato ovviamente le mie ricerche, le mie verifiche, ho chiesto, mi ho cercato di informarmi, e la cosa comune, sensazione mia, e le risposte che mi sono state date convergono nella direzione che in questo momento la Juventus è assolutamente proiettata sul calciomercato per fare una Juve molto competitiva, per realizzare determinati obiettivi, e quindi non è assolutamente influenzata da quella che è la imminente, ormai definirei, sentenza della Corte Europea, sulla base della quale capiremo soltanto dopo che cosa sarà il seguito, come si muoveranno le parti e se eventualmente ci sarà da rivedere i programmi. Allo stato attuale la Juventus ha in testa il calciomercato, quella di costruire una Juve altamente competitiva che possa dare l'assalto al prossimo scudetto per la stagione appunto che andrà a iniziare 2022-2023, e quindi di conseguenza la risposta è che in questo momento non ci sono sentori di un'influenza della sentenza della Corte Europea dell'11-12 luglio su quello che è il calciomercato, e quindi la Juve lavora liberamente per costruire una grande squadra. Veniamo alla seconda domanda, che è quella di Antonio Bellisario. Buongiorno Luca, vorrei sapere se la Juventus targata 2022-2023 potrà essere più competitiva di quella della scorsa stagione. Questa è una domanda interessante, mi rende particolarmente onorato di questo, perché evidentemente reputi la mia risposta, la mia considerazione, altamente interessante. Grazie, ovviamente è un mero giudizio mio, che non può essere la verità assoluta, però per quello che è le informazioni, la sensazione, per quello che trapela, che filtra, che si percepisce parlando con persone vicine all'ambiente Juve, alcuni operatori di mercato, la Juve ha veramente l'intenzione di costruire una squadra molto competitiva per tornare, come ho detto prima, vincente nel campionato di Serie A, per festeggiare il centenario della proprietà Agnelli con la vincita dello scudetto, e per migliorarsi nell'Europa che conta, perché gli ultimi tre anni con avversari altamente alla portata e l'uscita agli ottavi di finale, la società, gli allenatori, i giocatori non hanno assolutamente diciamo gradito, e quindi confidano nel potersi migliorare, nel poter tornare ad essere tra le migliori 8 d'Europa. Per far questo la Juve sta cercando di lavorare molto duramente sul mercato, si è già aggiudicata giocatori come Pogba e come Di Maria, di cui attendiamo a breve le ufficialità, ma sono due operazioni già concluse di cui non ci sono possibilità di non riuscita, e già questo credo che possano essere indici del fatto che la Juventus qualitativamente si stia migliorando. È ovvio, abbiamo perso giocatori come Dybala, come Chiellini,
come Bernardeschi, a cui molto probabilmente si aggiungerà anche la perdita di Matthijs de Ligt. Ma l'uscita di Matthijs de Ligt, come vi vado raccontando, è un'uscita che sicuramente sarà monetizzata, e quella monetizzazione che risponderà molto a quelle che sono le richieste della Juventus. Ecco, non ci sarà la possibilità da parte dell'acquirente di arrivare e di pensare di fare il prezzo di de Ligt. Chi vuole de Ligt lo pagherà la moneta che desidera la Juventus, e con quella moneta la Juventus intenderà riversarla sul mercato e quindi costruire una Juve più completa e più forte, più competitiva di quella della passata stagione. Tra l'altro, consentimi la battuta, Antonio, difficile fare peggio, o meglio, forse più facile, diciamo, migliorarsi rispetto a quello che appunto è stata una Juventus altamente deludente, quella della passata stagione, che comunque ha conquistato un posto in Champions, e quindi da lì bisogna ripartire per fare meglio, certamente non peggio. Veniamo all'ultima domanda, che è quella di Alberto Terribile. Buongiorno Luca, mi chiedo se il decreto crescita lo sia veramente o sia più un decreto decrescita nei confronti dei giovani italiani e della nazionale. Si preferiscono i giocatori stranieri per un vantaggio fiscale e quindi si penalizza la nazionale? Forse dovevamo avere delle squadre amiche a cui inviare, vendere con ricompra dopo 2 anni i nostri giovani per poter poi usufruire del decreto. Ciao Alberto e sempre forza Juve. Allora, considerazione Alberto la tua piuttosto interessante. Va detto che parto diciamo da una posizione differente, nel senso che in primis, come spesso ho avuto modo di esprimere qui sul mio canale, e qualora qualcheduno se lo fosse perso lo ribadisco ora, credo che andrebbero riformate alcune regole che regolamentano il calcio giovanile, perché nell'ultimo step, quello che ad esempio riguarda la primavera, dal mio punto di vista è altamente inconcepibile che si possa usufruire di 5 fuori quota. Mi sembra che siano 5, dovessero essere 6 ancora peggio, ma mi pare siano 5, perché ovviamente tolgono la possibilità a chi cresce dalle categorie inferiori di potersi esprimere nell'ultimo step del calcio giovanile, quello appunto della primavera, che è l'anticamera della prima squadra. Ecco, io l'ho già detto più volte, lo ribadisco, consentirei, fossi io a dover regolamentare il calcio, un solo fuori quota, che è sostanzialmente quello slot che eventualmente potrebbe essere utilizzato dalle prime squadre allorquando un infortunato di lungo corso deve riprendersi, deve rifare il rodaggio, e molto spesso si utilizza la squadra primavera proprio per potergli fargli assaporare il campo, i 90 minuti, per riavvicinarlo gradualmente al calcio che conta, che è quello ovviamente della prima squadra. Ad esempio, in tal senso la Juventus è addirittura più avanti, perché molto spesso utilizza nelle squadre giovanili i sottoetà, e questo secondo me sarebbe lo step fondamentale che dovrebbero adottare le squadre a livello giovanile per poter permettere ai giovani una più ampia e una più rapida formazione, crescita e arrivo nel calcio che conta. Per quanto riguarda invece il discorso del decreto crescita, è evidente che questo spinga le società a orientarsi sul mercato estero, perché evidentemente questa detassazione, questo vantaggio fiscale ha un impatto non indifferente sulla possibilità di andare a ingaggiare giocatori forti che chiedono ingaggi importanti, proprio perché se un giocatore ti chiede un ingaggio da 10 milioni di euro avvalendoti del decreto crescita, beh, ti puoi permettere eventualmente quello che è il tuo diciamo range che ti sei prefissato come tetto massimo, proprio perché la detassazione ti viene incontro, e quindi questo inevitabilmente favorisce i giocatori dell'estero. Per quanto riguarda il tuo discorso, avere delle società amiche, sì, ok, ci può stare come concetto, perché molto spesso fatta la legge si trova sempre il modo di aggirarla. Ricordiamoci sempre che è fondamentale la variazione fiscale, perché diversamente il domicilio fiscale, perché altrimenti non ci si potrebbe valere di questo decreto crescita. Però è un tema il tuo interessante, un tema che secondo me le istituzioni, io non ne ho le competenze, ma chi governa il calcio dovrebbe tenere in considerazione, dovrebbe prendere seriamente in considerazione, per far sì che anche, diciamo, le interazioni tra società italiane, quindi con giocatori italiani, potessero avvalersi di un decreto, chiamiamolo di un decreto crescita, comunque di una detassazione fiscale che consenta di non andare in difficoltà rispetto alle transazioni con l'estero.
È un discorso difficile, ma assolutamente valido il tuo. Ripeto, non ho le competenze per dare la soluzione, ma chi governa il calcio sicuramente meglio del sottoscritto potrebbe pensare alla soluzione di questo problema che tu hai sollevato. Io vi do appuntamento, vi invito a mettere like alla puntata se questa è stata di vostro gradimento, ad iscrivervi al canale se non siete iscritti al canale YouTube di Luca Gramellini. Qui si parla praticamente esclusivamente di Juventus, e quindi se avete piacere di disquisire sulla nostra amata vecchia signora, iscrivetevi, azionate la campanella, e se volete partecipare alla Tre Risposte scrivete a grammobianconero@gmail.com a ricevimento di 3 domande realizzo video Tre Gran Risposte per dare spazio a quelle che sono le vostre curiosità. Ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Forza Juve, ciao!